Primo novembre, la solennità di tutti i santi, una festa sentita dal popolo cristiano, perché la Chiesa celebra i meriti e la gloria di tutti i santi in un solo giorno. Forse perché non bastano i giorni dell'anno a festeggiare tutti i santi che sono stati proclamati, canonizzati dalla Chiesa. Non è questo il motivo principale. Il motivo principale è che il popolo cristiano è invitato il 1° novembre a guardare al cielo, alla meta della testimonianza cristiana. La fede cristiana non è un qualcosa di relativo solo a questa vita terrena. Dice San Paolo che se noi avessimo speranza in Cristo solo per questa vita, saremmo i più infelici tra gli uomini. Noi abbiamo una meta e questa meta è il cielo. Noi abbiamo una patria e questa patria è il paradiso. E qui siamo come in esilio. Sebbene in questa terra d'esilio noi dobbiamo, come dice l'Antico Testamento al popolo di Israele, quando il popolo di Israele è in esilio a Babilonia, in questo esilio noi dobbiamo piantare, seminare, dobbiamo costruire, non dobbiamo fuggire le urgenze e le incombenze della vita terrena. Tuttavia dobbiamo guardare sempre al cielo e noi entreremo nel cielo se diventeremo santi. La santità non è un privilegio di pochi, la santità è una chiamata di tutti e la santità è alla portata di tutti. Naturalmente è una grazia, ecco, la santità non è il risultato di uno sforzo umano, volontaristico, ma è un dono di grazia. Mi ricordo una frase del grande arcivescovo di Potenza, Monsignor Giuseppe Vairo, il quale diceva che la santità non la si costruisce, la si impetra. E questo mi è rimasto impresso. E la santità poi non dobbiamo pensarla come un insieme di atteggiamenti o di strategie umane, o anche di comportamenti eccentrici. La santità consiste essenzialmente nel fare la volontà di Dio. Quindi, quando si capisce che Dio occupa il primo posto nella nostra vita, quando la preghiera diventa il motore di ogni scelta e di ogni comportamento della vita umana, e allora la volontà di Dio deve essere la legge suprema degli uomini che appartengono a Dio. Allora il 1° novembre è un giorno che serve ad attirare tutti noi con la calamita del desiderio verso la santità, verso l'imitazione di Cristo, verso l'imitazione di Maria, verso l'imitazione di tanti nostri fratelli e sorelle che o nel martirio o nell'annuncio franco della parola di Dio o nella verginità vissuta per il regno o nell'apostolato hanno trovato il modo concreto di incarnare la volontà di Dio. Allora dobbiamo imitare i santi, dobbiamo leggere nella vita dei santi il modo di come declinare la nostra vita presente. Dobbiamo invocare i santi, perché i santi non sono statue, non sono ricordi, ma sono persone vive che nella logica della comunione dei santi, appunto, cioè di questo legame forte, spirituale, mistico, che esiste tra la Chiesa della Terra e la Chiesa del Cielo, ebbene, i santi ci aiutano, ci sostengono, ci indicano la strada. O gloriosi santi, del paradiso, tutti i santi del paradiso, pregate per
per noi.